Sonino, e invece per quanto riguarda i con, come siamo comandati? Perché io saccio che ci sono deve essere categorie con note. Con note io ho fatto le corna attraverso i secoli per esperienza. E allora? E quando c'è il tipo di con note? Le maggiori sono di sua qualità, che lo sape, che non vuole sapere e che fa finta che non lo sape. Poi c'è il cornuto, quello che si marita la prima sera del matrimonio, ci dice alla moglie, tu mi fai a mia, io ti faccio a te e stiamo assieme. Si titola cornuto in buon accordo. Poi c'è quello che la moglie ci fa le corna al marito, però ci sa fare. Si mette con uno buono i soldi, un marito non sa niente, e allora c'è un giappone, appartamento, a casa va avanti, e che lui è un cornuto fortunato, mica dico che ce ne manca. Lo trovo più bello, come un terreno lavorato, come un terreno pulito. Poi c'è quello al contrario, che la moglie non solo che ci fa le corna al marito, sfatta aiuta all'amante, sputta il marito e aiuta all'amante. Chi lui è un cornuto disgraziato, che dopo ci traso giù in questa categoria. Poi c'è quello che la moglie non ci vuole fare le corna al marito per piacere di lei. Ma io se ne voglio domani che io ho cornuto, però uno essendo un cornuto è meglio di un sinuco, perché il sinuco che ci inganna gli altri fuori, un cornuto resta vita. Poi c'è quello che ha la moglie bella, onesta, uno di lei che ne fa tutto un bacio, ma il marito è un cornuto immaginario, che cosa se mi vogliono fare i corni? Cosa se nemmeno fa? E peggio, almeno io lo saccio. Poi c'è quello che ci tiene, fa fare la moglie, tutto quello che io voglio fare fa. A me quando mi sono cornuto, io mi sollevo qua volevo di birra. Perché all'ultimo alla fine meglio cornuto e non fissa. Perché ho fisso quando va, io ho cornuto, io ho so paese. Grazie.